Hmm. <laughs> Bene, aspettiamo qualche minuto che tutti quanti si colleghino. Iniziamo abbastanza, cerchiamo di iniziare abbastanza puntuali. minuto Aspettiamo le 17.30 e cerchiamo di iniziare puntuali come, come settimana scorsa. Thank <laughs> Buonasera, buonasera a tutti. Va bene, allora, direi che possiamo iniziare questa seconda lettura, diciamo, nel nostro eh, programma di cinque domeniche dedicate al, alle lezioni americane di, di Italo Calvino. Vi ricordo velocemente il frame eh, di questi eventi, perché magari è la prima volta che si connette. Come sapete, eh, a causa del... insomma, del... Eh, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del mese di novembre, eh, i musei hanno dovuto sospendere l'apertura al pubblico e quindi eh, stiamo organizzando una serie di attività online, innanzitutto per cercare di continuare a sviluppare, a portare avanti contenuti che in questo momento non sono fruibili direttamente in museo e dall'altra parte anche per cercare un pochino di alleviare anche al pubblico, a voi che ci state seguendo, questa situazione un po' di disagio e di isolamento. Um, tra le attività che prima come dire, di questa chiusura forzata erano uh, visibili negli spazi del museo è un allestimento della collezione, una mostra che parte dalle opere della collezione del maga dedicata uh, in qualche modo ispirata da queste lezioni americane, ovvero si tratta di una serie di testi che Calvino stava scrivendo. Um, poco prima della sua improvvisa morte, poco prima della sua improvvisa scomparsa nel, 1800, nel 1985, si tratta di lezioni che Calvino avrebbe dovuto tenere ehm, presso Harvard, l'Università di Harvard, ehm, e sono lezioni che in qualche modo hanno a che vedere con una serie di valori che l'autore pensava fossero cruciali, centrali. Ehm, eh, risultati ottenuti, costruiti durante il XX secolo, durante il tutto il primo millennio e che secondo lui tali valori si sarebbero dovuti preservare e portare nel XXI secolo e nel nuovo millennio, scritti appunto 25 anni prima, nel, nell'85 appunto della, della fine di del, del, quel famoso 2000 che, che tutti noi insomma, molti di noi insomma abbiamo vissuto. Um, a vent'anni di distanza cerchiamo di capirne l'attualità, cerchiamo di rileggerle insieme e interrogarci se i valori di cui effettivamente Calvino stava parlando hanno segnato l'estetica del XX e del XXI secolo, sia dal punto di vista teorico che dal punto estetico, quindi un po' filosofico, sia dal punto di vista artistico. Settimana scorsa. Eh, ci siamo soffermati sulle questioni legate alla leggerezza che era la prima di queste lezioni eh, di calvino oggi ci soffermiamo sulla rapidità inizio subito quindi in qualche modo eh, proseguiamo con una riflessione che è in, per certi aspetti per certi termini affine a quella della settimana precedente anche se Calvino ovviamente parlando di eh, rapidità pone dei quesiti eh, aggiuntivi pone dei quesiti ulteriori rispetto a quelli eh, presentati nella lezione di settimana scorsa in particolare chiaramente parlando di rapidità ovvero parlando di velocità uno degli aspetti una delle considerazioni su cui Calvino insisterà maggiormente è quella del tempo e del rapporto col tempo. Ma iniziamo a leggere questa seconda lezione eh, partendo da eh, una generale riflessione che fa Calvino sul concetto di rapidità. Leggo. Dato che in ognuna di queste conferenze mi sono proposto di raccomandare al prossimo millennio un valore che mi sta a cuore, oggi il valore che voglio raccomandare è proprio questo. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso non nascondendo, bensì esaltando la differenza, secondo la vocazione propria del linguaggio scritto. Il secolo della motorizzazione ha imposto la velocità come un valore misurabile, i cui records segnano la storia del progresso delle macchine e degli uomini. Ma la velocità di cui vorrei parlare io è la velocità mentale che non, si può, che non può essere misurata e non permette confronti o gare, né può disporre i propri risultati in una prospettiva storica. La velocità mentale vale per sé, per il piacere che provoca in chi è sensibile a questo piacere, non per l'utilità pratica che se ne può ricavare. Un ragionamento veloce non è necessariamente migliore. Scusate, un ragionamento veloce non è necessariamente migliore di un ragionamento ponderato, tutt'altro, ma comunica qualcosa di speciale che sta proprio nella sua sveltezza. Ogni valore che scelgo come tema delle mie conferenze, l'ho detto in principio, non pretende di escludere il valore contrario, come nel mio elogio della leggerezza. Era implicito il mio rispetto per il peso, così questa apologia della rapidità non pretende di negare i piaceri dell'indugio. Ecco, quindi il primo aspetto su cui Calvino inizia a descrivere, a raccontare la sua idea di rapidità, è quella di una sorta di rapidità mentale, di una connessione immediata, di un pensiero che è veloce. Pur considerando, allora, come nella scorsa settimana, parlando di leggerezza, abbiamo parlato di come la leggerezza incorpora all'interno di se stessa la dimensione anche del peso, allo stesso modo, quindi, questa dimensione di velocità in qualche modo comprende al suo interno anche quella di lentezza. Per iniziare a parlare di questo, di questo valore di velocità, ma anche di rapidità mentale, ho, ho molto riflettuto su quale potesse essere un oggetto, un'opera d'arte, che in qualche modo nel XX secolo fosse un'icona, un'immagine di questo pensiero veloce. E la prima considerazione che ho fatto, eh, ovviamente, si è focalizzata subito sui ready-made di Marcel Duchamp. Eh, questo è il primo. Della serie che per molti anni l'artista reali la realizzerà, e si tratta semplicemente di una ruota di bicicletta posta sopra uno sgabello. Ecco che dunque eh, il ready-made, in qualche modo, mi appare come un'immagine di rapidità. Duchamp ne ha parlato molte volte nel corso della sua lunga vita: i ready-made ridefiniscono il ruolo dell'artista nella società. In una società industriale, in una società di eh, quantità enormi di produzione di oggetti, l'artista non deve mettersi a produrre ancora qualcosa in più, ma dare una nuova identità, dare una nuova narrazione agli oggetti che già esistono. Come? Semplicemente spostandoli, perché ci sono già, ready made. E dunque eh, l'azione mi sembra l'immagine di questa rapidità mentale di cui Italo Calvino parla. Quest'azione di defunzionalizzazione, perché in qualche modo la ruota di bicicletta non è più, eh, come dire, attaccata al resto della struttura che permette di trasportarci quando pedaliamo, ma diventa un, ruo un, un ruotare, un movimento fine a se stesso. Questa ruota di bicicletta potenzialmente può girare all'infinito. Senza portarci da nessuna parte. È un movimento eh, per la bellezza del movimento. È un movimento, come dice anche Calvino, fine se stesso. Infatti, tra le varie interpretazioni che si è dato di questo oggetto, ehm, Calvesi ha parlato anche dell'idea della ruota di bicicletta come di una metafora dell'arte stessa. Ovvero di una macchina, di un meccanismo. Che produce un movimento che non produce null'altro, ma è eh, quasi esclusivamente contemplativo, ma potenzialmente infinito. E dunque, in questa sua eh, potenziale vita infinita, ingloba dentro di sé non solo la velocità dell'istante, o la velocità di un'azione semplicissima, spostare la ruota della bicicletta dal telaio. All'essere appoggiata o avvitata sopra uno sgabello, ma anche un tempo lungo, un tempo potenzialmente eh, infinito. Vorrei ritornare eh, un attimo su questa questione, sulla questione del rapporto che c'è tra velocità e lentezza all'interno di questa eh, riflessione di, di Italo Calvino. Eh, proseguo. Mm. Nella vita pratica, il tempo è una ricchezza di cui siamo avari. In letteratura, e direi io anche in arte, il tempo è una ricchezza di cui disporre con agio e distacco. Non si tratta di arrivare prima a un traguardo stabilito. Al contrario, l'economia di tempo è una buona cosa perché più tempo risparmiamo, più tempo potremmo perdere. La rapidità dello stile e del pensiero vuol dire soprattutto agilità, mobilità, disinvoltura, tutte qualità che s'accordano con una scrittura pronta anche alle divagazioni, a saltare da un argomento all'altro, a perdere il filo centrale del discorso e ritrovarlo dopo cento, di, dopo cento giravolte. A perdere finalmente il tempo. Ecco questa immagine la ritengo molto bella ma anche utile per capire la poetica stessa di Calvino. Insomma, se qualcuno di voi ha mai letto alcuni tra i celebri racconti o romanzi dell'autore, dal Sentiero dei Nidi di Ragno, al, di al Barone Rampante, al Visconti di Mezzato, insomma, la Trilogia degli Antenati, ci sono un sacco di eh, opere dell'autore in cui questi valori di leggerezza, di rapidità, e poi vedremo... Nelle prossime settimane anche, anche i pro, gli altri, insomma, eh, in cui appaiono, in cui sono eh, visibili, sono comprensibili. Ecco, per me questo è un elemento importante perché eh, le elezioni americane in questo modo. Diventano uno strumento, sì, come lo stiamo utilizzando noi per leggere e per interpretare la cultura visiva del XX e del XXI secolo, ma diventano anche uno strumento per capire meglio l'opera stessa di Calvino, perché in fondo Calvino, parlando di questi valori che lui stesso dice essergli cari, sta parlando di se stesso, e quindi è un modo anche per capire, come dire, la componente più poetica della, della scrittura del, dell'autore. Ma torniamo, scusate, questa parentesi, ma torniamo a parlare di rapidità e di lentezza e di digressione, di questo perdere tempo, di questo allungare il tempo o di questo concetto che secondo me è estremamente interessante di creare il tempo. Ecco, eh, ho scelto un'opera del 1993 di un artista australiano, Douglas Gordon, che a mio avviso rappresenta in modo Uh, chiarissimo questo concetto di allungamento, questo concetto di uh, uh, dilatazione del tempo. Uh, Douglas Gordon, uh, attraverso quest'opera video, questa video installazione, affronta il tema di un tempo dilatato. Perché uh, l'artista prende il celebre film di Alfred Hitchcock, Psycho, e lo rallenta. Ne rallenta così tanto la proiezione, ne, ne rallenta così tanto i frame da farlo, diventare, eh, da farlo durare 24 ore. In questo modo che cosa succede? Si perde completamente all'interno del, del film la dimensione narrativa, si perde la storia. Perché chiaramente noi non riusciamo più a seguire, cioè voi immaginate il film di, di Psycho, da un'ora e mezza è dilatato e rallentato a tal punto da durare 24 ore. Ma al contrario, iniziano ad assumere importanza tutta una serie di dettagli, tutta una serie di frammenti, l'attenzione a ogni singola inquadratura. In fondo, mi verrebbe da dire, quest'opera di Douglas Gordon è anch'essa un ready-made. L'artista prende un'opera che c'è già, il film di Alfred Hitchcock, e la trasforma. La trasforma rallentandola. Ma questo rallentamento non è altro che un processo di scoperta di un nuovo tempo. È un processo di scoperta di nuove immagini. Quelle immagini, quelle inquadrature, quei dettagli che nel fluire normale del film può capitare chiaramente di, di poter perdere. Ecco, um, se siete curiosi uh, potrei provare a uh, farvi vedere uh, alcune uh, immagini di questo, uh, di questo film, in modo che forse risulta più chiaro quello di cui, di cui stiamo parlando. ma ha bisogno che la terapia tedesca si allenti al mio poco e conta sul generale Rokossovski scusate qui un è stato incarcerato e torturato durante le urte degli anni 30 ma Stalin conosce il suo valore con gli abilitari ora ha bisogno di lui ok Scusate, se abbiamo un pochino di rallentamento nella rete, forse far andare contemporaneamente tutti. Ecco, vedete. La celebre scena della doccia, no? Del, dell'omicidio, perde completamente qualsiasi elemento di, di pathos, perde qualsiasi eh, come dire, elemento anche di eh, una certa ansia e pressione che solitamente no? avete presente la musica, la scena, sa, tutti sanno no? che tra qualche secondo comparirà questa figura oscura con il, con il coltello. Ma il rallentamento ne trasforma completamente, quasi ne anestetizza il, il significato andando a valorizzarne un'altra componente più estetica eh, o a far nascere all'interno di questa storia altre storie, eh, anche perché mh, il pubblico probabilmente no, ne guarda solamente qualche dettaglio, è impensabile stare 24 ore a guardare tutta questa, ecco guardate proprio la scena del, eh, dell'accoltellamento. Quindi ehm, questo esempio... Eh, Ecco, spero di, di aver chiarito l'idea, anche un pochino il funzionamento di questa eh, quest opera e di, questo, e di questo video. Che per me risulta molto interessante perché eh, fa capire quanto può essere importante eh, la dimensione del tempo, dell'accelerazione e del rallentamento così come la descrive Calvino all'interno della pratica artistica contemporanea. E Calvino è così interessato alla dimensione del tempo che eh, in questa lezione dedicata alla rapidità che a un certo punto inizia una digressione molto interessante, molto poetica attorno al rapporto tra tempi. Eh, utilizzando delle immagini di carattere eh, mitologico Infatti, come avevamo eh, l'altra volta, se vi ricordate, perché ho seguito la lezione sulla leggerezza, parlato del mito di Perseo e Medusa, Medusa che il suo sguardo pietrifica e che è l'immagine eh, del peso, e Perseo eh, con i suoi sandali alati, eh, che è un'immagine di leggerezza, allo stesso modo eh, rapidità, e lentezza vengono raffigurate nella scrittura di calvino attraverso due divinità eh, mercurio e saturno ma tutti i temi che ho trattato questa sera e forse anche quelli della volta scorsa possono essere unificati in quanto su di essi regna un dio dell'olimpo a cui io tributo un culto speciale. È Mercurio, dio della comunicazione, delle mediazioni e sotto il nome egizio di Thoth, inventore della scrittura. E, a quanto dice Jung nei suoi studi sulla simbologia alchemica, spirito che rappresenta il principio individuale. Mercurio, con le ali ai piedi, leggero e aereo, abile e agile, Adattabile e disinvolto, stabilisce le relazioni degli dèi tra loro e quelle tra gli dèi e gli uomini, tra le leggi universali e i casi individuali, tra le forze della natura e le forme della cultura. Quale migliore patrono potrei scegliere per la mia proposta di letteratura? Nella sapienza antica, in cui microcosmo e macrocosmo si specchiano nelle corrispondenze tra psicologia e astrologia, tra umori, temperamenti, pianeti e costellazioni, lo statuto di Mercurio è il più indefinito e oscillante. Ma secondo l'opinione più diffusa, il temperamento influenzato da Mercurio, portato agli scambi e ai commerci e alla destrezza, si contrappone al temperamento influenzato da Saturno, malinconico, contemplativo, solitario. Dall'antichità si ritiene che il temperamento saturnino sia proprio degli artisti, dei poeti, dei pensatori e mi pare che questa caratterizzazione possa anche corrispondere al vero. Certo la letteratura non sarebbe mai esistita se una parte degli esseri umani non fosse stata incline a una forte introversione. A una scontentezza per il mondo esterno, a un dimenticarsi delle ore e dei giorni, fissando lo sguardo sull'immobilità delle parole mute. Certo, il mio carattere corrisponde alle caratteristiche tradizionali della categoria a cui appartengo. Sono sempre stato anch'io un Saturnino. Qualsiasi, nonostante qualsiasi maschera diversa, abbia cercato di indossare. Il mio culto di Mercurio corrisponde forse a un'aspirazione, a un voler essere. Sono un Saturnino che sogna di essere un Mercuriale e tutto ciò che scrivo risente di queste due spinte. Ecco, questo mi sembra un pezzo molto bello perché mette in luce la coesistenza che si può ritrovare e che credo sia estremamente caratteristica della nostra contemporaneità tra Mercuriale e Saturnino, tra il qui e ora, tra l'istante e il tempo profondo. E mi sono molto interrogato eh, su quale eh, possa essere la dimensione, diciamo così, migliore, eh, l'opera che forse più di altre... O possa raccontare o rappresentare mm. questa dimensione, questo rapporto col tempo. E ho scelto un lavoro molto poetico, molto toccante e drammatico di una fotografa italiana che si chiama Moira Ricci. Moira eh, realizza questo lavoro eh, tra il 2004 e il 2009. Si tratta di una serie di fotografie che l'artista ha dedicato alla propria madre. Morta improvvisamente, scomparsa proprio improvvisamente nel 2004, anno in cui ha iniziato a realizzare questo lavoro. Si tratta di una serie di immagini fotografiche tratte dagli album di famiglia, in cui compare l'immagine della madre. Moira, in una sorta di struggente eh, desiderio, Cerca di andare a rincontrare la madre all'interno di queste fotografie. Come? Realizzando degli autoscatti, quindi delle fotografie di se stessa, e poi, attraverso Photoshop, inserendosi all'interno delle immagini storiche della madre. In vari momenti della sua vita. Qui ecco l'artista Moira Ricci. Che guarda la madre, molto giovane, sembrano quasi coetanee, e qui in un, un'altra foto, ecco sempre Moira Ricci, che guarda la madre, qui molto un po' più grande, insomma. E le foto sono moltissime. È un lavoro che esprime allo stesso tempo una dimensione di desiderio, una dimensione di frustrazione, perché vedete in queste foto costantemente l'immagine di. Eh, Moira Ricci che cerca di guardare la madre, ma la madre ovviamente non la guarderà mai indietro perché, perché in quelle foto non esiste e quindi questo lavoro che ha anche forse una dimensione che potrei definire eh, psicanalitica, eh, in questo lavoro eh, due tempi collidono, il tempo dell'istante della fotografia il tempo eh, che forse Calvino definirebbe mercuriale della comunicazione, che è quello sia del, del momento in cui la foto è stata scattata, che dello stesso autoscatto dell'artista. E il tempo profondo, che è, del, che è quello del passato, che è quello della memoria, che è quello dell'arco temporale. E che è quel tempo saturnino che in nessun modo può essere purtroppo colmato. Ed è per questo che eh, questa eh, immagine eh, e queste fotografie eh, portano con sé una dimensione anche di profonda sofferenza, di profondo dolore. E che in qualche modo... Eh, ancora maggiormente eh, corrispondono a questa identità eh, di Saturno o Saturnina di cui lo stesso eh, Calvino parlava, nelle, insomma scriveva nelle eh, parole che abbiamo letto pochi minuti fa. Um, ci apprestiamo, dopo questi esempi, dopo queste considerazioni e dopo anche queste immagini, eh, a raggiungere eh, la conclusione della lezione. Uh, Calvino nel finale porta una serie di esempi uh, più, come dire, uh, positivi o porta una serie di esempi in cui uh, l'elemento della temporalità e l'elemento dell'istante possa assumere un valore. Eh, icastico, cioè possa assumere un valore sintetico, possa assumere un valore di, potremmo definirla, rappresentazione eh, generale. E ehm, in questo finale, diciamo, eh, vorrei leggervi le parole che eh, Calvino dedica a una leggenda, la leggenda di Cenzu. Ho cominciato questa conferenza raccontando una storia. Lasciatemi finire con un'altra storia. È una storia cinese. Tra le molte virtù di Chen Zhu c'era l'abilità nel disegno. Il re gli chiese il disegno di un granchio. Chenzu disse che aveva bisogno di cinque anni di tempo e di una villa con dodici servitori. Dopo cinque anni il disegno non era ancora cominciato. Ho bisogno di altri cinque anni, disse Chenzu, e il re glieli accordò. Allo scadere dei dieci anni, Chenzu prese il pennello. E in un istante, con un solo gesto, disegnò un granchio, il più perfetto granchio che si fosse mai visto. E così finisce questa, questa storia, ehm, che io ho sempre trovato di profonda ispirazione, perché eh, mette insieme in una dimensione appunto icastica eh, la lentezza e la velocità il processo di ricerca e l'atto finale ed è per questo motivo credo che eh, ho sempre associato questa immagine di Cenzù al lavoro di Lucio Fontana e ho scelto non casualmente di non farvi vedere un'opera di Lucio Fontana ma eh, una delle sue molteplici opere anche quelle che sono nella collezione del Maga ma di scegliere queste fotografie del 1964 realizzate da Ugo Mulas. Perché in qualche modo mi sembra di rivedere Chenzu che cerca di disegnare un granchio e lo stesso Fontana quando parla della dimensione poetica del suo lavoro ricorda quanto eh, esista una dimensione meditativa di pensiero di fronte alla tela vuota Prima dell'atto, del gesto irripetibile dell'apertura di uno spazio all'interno della tela, quindi di un buco o di un taglio, un taglio che trasforma la tela da dimensione bidimensionale a una porta, a una dimensione tridimensionale, in cui la luce, l'aria, lo spazio passano attraverso e creano una dimensione di condivisione tra l'opera d'arte e il pubblico. E in fondo anche il fatto che un semplice taglio su una tela porti con sé una così grande quantità di considerazioni e di riflessioni teoriche è un'azione di rapidità. È quella rapidità del pensiero di cui parlavamo all'inizio della nostra lezione. Ma per approfondire un pochino, eh, molto velocemente, eh, il pensiero di Fontana. Uh, vorrei uh, così uh, accompagnare uh, questa, la conclusione di questa uh, lezione con le parole del, dell'artista stesso, con le parole di, di Lucio Fontana, che ci, come dire, racconta la sua idea di spazio. Allora, un secondo. Lucio Fontana, concetto spaziale. 1960, ecco, sentiamo le olio su tela, Lucio Fontana. la mia scoperta su Facebook. Basta, io sono contento anche di morire dopo quella scoperta. Prima non mi sentivo niente, non riuscivo mai a tutte queste mie ricerche. Fontana scherza più in giro, era proprio questa inquietudine, no? Proprio di, trovarmi, di, di trovare una cosa che avevo in testa sempre, no? Anche dal 31, 32, la scoperta del cosmo. È una dimensione nuova, è l'infinito, no? Allora io buco questa tela che era la base di tutte le, di tutte le arti e ho creato una dimensione infinita, un X, che, che per me è la base di, 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 di tutta l'arte la, la, la... eh? contemporanea. Chi la vuol capire? Se no, continua a dire che è un bus e ciao, è un buco. Ecco. Diciamo che con questa battuta di Lucio Fontana e con le sue parole che mi sembrano preziosissime per capire la sua poetica raccontata proprio dalla sua stessa voce, ehm, chiudo questa lezione dedicata alla rapidità. Mi sembra che l'immagine, insomma, di Lucio Fontana che parla dell'apertura dello spazio attraverso il semplice gesto di tagliare una tela, possa in qualche modo davvero sintetizzare le considerazioni relative a velocità e lentezza che eh, hanno caratterizzato questa seconda eh, lezione americana, diciamo, di, di Italo Calvino. Io, Uh, vi ringrazio per l'attenzione, uh, spero che insomma anche l'appuntamento di questa sera sia stato per voi interessante. Uh, vi ricordo due appuntamenti. Allora, il primo appuntamento è per il 19 novembre, quindi giovedì, con uh, Matteo Lucchetti, curatore della mostra uh, Lo Spettro di Maltus di Marzia Migliora, che uh, anch'essa al momento. Uh, um, Allestita presso il museo, ma purtroppo eh, non visitabile. Settimana scorsa abbiamo incontrato l'artista eh, che ha dialogato con, con la mia collega eh, Francesca Chiare, con gli studenti delle scuole che partecipano a questi incontri del giovedì. Eh, giovedì prossimo, invece, appunto, il 19, sempre alle 5 e mezza, il dialogo è con Matteo Lucchetti. Vi ricordo che però questo, questi appuntamenti del giovedì non sono in diretta su Facebook, ma solamente su Zoom. Per cui, se vi interessa dovrete inviare una mail a didattica-museomaga.it insomma, per poter essere, per ricevere il link per, per la conferenza. Noi invece ci rivediamo domenica prossima, sempre alle 5 e mezza, per parlare di esattezza, la terza delle lezioni americane di Italo Calvino. Grazie a tutti e buona serata.